Hello guys, here we are. We are here with Dungeon Next, that is a great Italian artist. And now I will switch in Italian, so don't worry. We are with the subtitles, so check it out, okay? So, ciao! Ciao. Nome, cognome, presentati, chi sei? Allora, sono Massimiliano Musmeci e sono modellista, ho la passione per il gioco di ruolo, per le miniature e ho cominciato a fare gli scenici perché volevo avere qualcosa di mio, di resistente. Resistente è una grande parola. Perché chiaramente i colpi di sirene te li fai, sono giocabili e tutto, però mi si spezzano, mi si rompono, quindi facciamo qualcosa in resina. Giusto. Quindi, visto che c'era già un panorama internazionale abbastanza congruo di queste realtà, ho detto facciamo una cosa italiana, una cosa anche per tutta l'Europa, perché comunque... Made in Italy, 100%. Elimini la dogana, che tanti si lamentavano, io stesso ho avuto questa esperienza due volte, ho pagato un sacco di soldi, e tanti mi dicono, ma senza dogana sarebbe meglio, quindi io vi spedisco dall'Italia in tutta Europa. E ho fatto così. Quindi ho creato questa piccola realtà artigianale e mi sono trovato bene per me nel mio piccolo e mi hanno cominciato a chiedere. Quindi Dungeon Next, già il nome di per sé, no? Dungeon sì, Next fa un po' futurista, bravo, un proietta nel futuro. Progettato nel futuro. Ma di cosa stiamo parlando in concreto? Quindi è un modello, è un progetto che... Allora, a cosa serve? Per giocare a giochi di ruolo, okay. Quindi per ricreare dungeon tipico si parte da lì, perché comunque tu fai un gioco di ruolo, la prima avventurina scendi in uno scantinato, un piccolo dungeon, una fognatura. Ah, la fogna! Sì, il sotterraneo tipico che si immagina qualsiasi giocatore. E allora cosa fai? Mappetta disegnata per chi gioca con le miniature, o comunque racconti una cosa a voce, però se te la vedi, sei più felice, secondo me. Il mio bisogno era proprio quello, avere qualcosa di tattile. Lo posso toccare, ci posso mettere la miniatura, la posso piazzare e muovermi all'interno di questo spazio. Quindi creo il mio dungeon, un set basico, dove ho i miei primi pezzi, semplici, però intanto la realtà mi diventa concentrata nel piccolo e le miniature ci stanno. Però io qua vedo una grandissima arte, un grandissimo livello artistico, quindi i disegni, le opere le fai tu, le disegni tu, ti fai aiutare? Sì, praticamente tutto io. Su quello che posso fare manuale. Ho iniziato a fare piccole collaborazioni con scultori sia manuali sia digitali per avere alcuni elementi particolari in più che vanno fatti da professionisti, perché io non arrivo a quel livello, quindi mi faccio aiutare, anche perché elimino un po' una parte del lavoro, perché tutto da solo è impossibile, produrre, dipingere, stare dietro i social che ti devi fare conoscere e mantenere rapporti, perché ho tantissimi clienti che sono diventati proprio amici, certo, mi scrivono, certo, mi chiedono, certo, immagino, e no? Quindi c'è un bel rapporto. Si instaura proprio un rapporto personale, sì, bellissimo. Sì, sì. Siamo proprio a livelli di artigianato puro, esatto, diciamo. Sì. E tra l'altro quello che vedo, e penso che me lo confermi anche tu, qua non si sta parlando di resina con 3D printing, qua si sta, esatto, parlando di molding, quindi di, no? di stampi, sì, in silicone. In silicone, vecchia maniera, che poi quando ho cominciato ho scoperto che praticamente tutto quello che noi vediamo è fatto così, prototipato, esatto, e stampato, esatto, con, esatto, stampi. Esatto. È comunque una tecnica molto laboriosa, soprattutto nelle prime fasi, quando si deve capire un po' anche la logica, no? Sì, ce la fa un sacco con di esperienza. Con le forme, con i vari tipi di silicone, con le varie ditte che ti danno un silicone che magari strappa e è meno intenso come prodotto. Devi fare un sacco di... E le resine, che c'è quella che tira di più, quella che scalda di... Devi vedere veramente poi l'umidità dell'aria, comincia a dire, ma come, devo guardare anche l'umidità? Sì, perché si è piovuto e c'è... tanta acqua nell'aria, cioè le resine impazziscono, ti fanno le bolle, ti schiumano e ti trovi quelle cose e dici la produzione di oggi è andata male, è andata rifare, esatto, e capisci rifare. Perché sì, sì, passi, sì, ore a cercare informazioni, esatto, su, esatto, internet. Beh, ti appunto, confronti con altri, è vero, questa è una cosa molto interessante. A livello invece di tipo di prodotti, quindi tu hai, non so, le tile per il dungeon, quindi sì, è tutta una serie di tile per il dungeon, hai qualche altra serie o ti sei concentrato solo sul dungeon? Inizialmente allora, il dungeon era la cosa principale e mi piaceva moltissimo avere un'estrema modularità, avendo più pezzi con forme particolari, perché mi accorgevo che io, venendo anche dall'old school, dal basico Dungeon Dragons tipico, le mappe che tu devi vedere hanno forme veramente astruse, strane, perché tu dici, certo, quelle belle angoli mappe strani, tipo, no? Under Mountain, bellissime, enormi, ma se tu vuoi fare una parte di quella, dici, aspetta, ma io con questi pezzi non arrivo neanche a fare, cioè, più della stanza normale, corridoio, e non riesci. Perciò cominci ad avere una curva, la diagonale, certe diagonali ancora diverse.
ho detto facciamo più pezzi di quel genere. Quindi sicuramente per te Dungeons and Dragons, quindi con le sue mappe eccetera, sì, è stata la fonte principale, che è un po' la partenza di tutti noi tutto sommato, no? E il discorso di vedere il pezzo in 3D, toccarlo con mano, questo è un argomento molto interessante e me lo stavi già accennando tu prima, sì. Il bello di toccarlo con mano. Io da Dungeon Master, ad esempio, quando faccio i miei pezzi, non devono mai essere dei pezzi che limitano il famoso teatro della mente, sì, ma semmai che lo ispirano, no? Esatto, sì. A me serve per dire, se io dico a dei ragazzi, allora siete in una palude, è chiaro che in quel momento ognuno di loro pensa a una palude diversa. Se però io gli metto lì la palude che ho in mente io, sì, per loro sì, magari immaginano, diciamo, odori e cose diverse, però quello che io gli voglio far vedere è lì e lo possono toccare. L'ambiente diventa preciso. Diventa preciso e quindi per certe cose secondo me è un valore aggiunto. Eh sì. Senza mai però limitare la libertà, no, infatti, del personaggio. Io ho sempre puntato a quello. Alcuni guardandolo superficialmente il progetto dicono ma uccide il teatro della mente, non posso più giocare. Ma non è vero, perché questo è solo un supplemento. Esatto. Lo puoi utilizzare in modo intelligente, sapiente, eliminarlo al momento che non ti serve più, usare una parte, usare quando ti serve nell'avventura. Quindi non è che se fai questo elimini il gioco è fatto di molte sfumature. Esatto, esatto, esatto. Un'altra cosa che mi è sempre, non sempre, ma spesso mi viene detta nei vari commenti, nei follower, eccetera, qualcuno parla di overkill. In inglese l'overkill è quando fai troppa roba per un gioco che potrebbe funzionare anche senza, no? Sì. Però secondo me, e dimmi anche qua se sei d'accordo con me o se, non sei, in se sei in disaccordo, alla fine è vero che magari fare un terreno occupa un sacco di spazio, un sacco di tempo, ok, della nostra vita, no? Quotidiana, sì, come, abbiamo una famiglia come tutti, quindi è un hobby che ti porta via del tempo. Però è vero che, forse è vero che è un overkill per il gioco, perché alla fine tu fai delle cose fantastiche, abbiamo visto gli scenari che abbiamo giù con i mondi di Capocchino, sì, però a noi piace farlo. Esatto, quindi, è un piacere già personale. No, sì, quindi abbiamo già del piacere a farlo e quindi, come diceva quel tizio, se lavori facendo qualcosa che ti piace, in realtà non stai lavorando. Esatto. No? Quindi questo è quanto è vero anche nel tuo caso questo. Guarda, per me è diventata una valvola di sfogo, perché nel mio lavoro, ambiente lavorativo, dove sono riuscito a immettermi, perché lavoro da solo, quindi ho responsabilità, pregi, difetti di tutto quello che comporta il lavoro quando lavori da solo e sei titolare di te stesso. Sono riuscito a mettermi questa realtà in mezzo e per me è uno spazio libero, perché posso distrarmi e anche quando lavoro e creo questo mi alleggerisco il carico mentale e psicologico della giornata, e a fine giornata posso anche andare a fare quel momento di creazione pura, che è quello che proprio ti tira su. È vero. Ne hai proprio bisogno, ne se hai bisogno. Sei creativo, artistico. Io penso, ho incominciato quando avevo 11 anni a pitturare le prime miniature, no? Sì. Quindi ero piccolissimo. Poi in realtà io ho una carriera artistica che ha a che fare con la musica, e quindi di fatto compositore, eccetera, eccetera. Però quando realizzi qualcosa con le tue mani sì, e ce l'hai in mano, e lo dico anche dall'altro punto di vista, quindi da artista a 360 gradi, se vuoi dirlo, è un'altra cosa. Sì, sì, bello sì, brutto che sia, riuscito o non riuscito, è qualcosa che hai fatto con le tue mani. Chiunque fa questa esperienza non può credere a quello che ha fatto, perché è proprio un livello creativo, diventi proprio Dio in un certo modo, no? Sei quel piccolo Dio che crea qualcosa e dici ma sono riuscito a fare qualcosa, l'ho fatto, cioè, io. Sembra che sia nato dal nulla, eppure sono piccole tecniche messe insieme delle esperienze e tu è uscito fuori qualcosa, perciò le prime esperienze sono magiche, e se poi le accresci, le nutri, e beh, allora poi fai anche cose veramente belle e può essere esponenziale. Fantastico. Allora, noi siamo qua con i mini mondi di Capocchino, sì, quindi è una bellissima comunità di creatori, visto che siamo qua con loro mi pare giustissimo, lo vedrete sicuramente adesso in sovraimpressione, sì, sì. I mini mondi di Capocchino, il forum, venite a trovare il forum, certo, chiedete, tutto quello che vedete, sembrano cose, ragazzi, a volte sembrano impossibili da fare, ma c'è sempre un primo passo e tutti noi hanno fatto comunque un primo passo, per cui su quel forum trovate anche persone come Max, come il sottoscritto, anche se io bazzico ultimamente poco, mi trovate più sui social, però ci sono anch'io in realtà, e trovate persone dedicate a questa cosa, con una grande passione, pronte a darvi consigli per iniziare, per farvi fare sempre meglio. Quindi il mini mondo di Capocchino, un posto, sì, per sì, la creatività. Per me è stato un momento in cui non facevo altro che leggere il forum, perché mi serviva molto ed era anche diventato un ambiente familiare di amici, perciò io la mattina arrivavo al lavoro, prima ancora dei social aprivo il forum per fantastico, sapere com'era andato, le votazioni e cosa hanno detto del mio pezzo, guardavo gli altri, era un continuo, una vetrina, cioè
parlava di quello che facevamo noi. Giusto. Quindi in quel momento ero creativo al massimo, adesso anch'io chiaramente con lavoro e Dungeon X comincio a essere veramente un fantasma, però il mio lavoro creativo continua, solo su un'altra, diciamo, piattaforma. E dove ti troviamo se vogliamo acquistare i tuoi prodotti? Allora, io ho un sito che fa da vetrina, perché mi serve per contattare, cioè per farmi contattare con email o messaggio, perché poi lì ci sono i link, i social. Perfetto. Famosi sono Facebook e Instagram, sono quelli che riesco a... Quindi Dungeon Next su Facebook, su Instagram. DungeonNext.com, semplicissimo. Perfetto. Poi lì ci sono i link, comunque sono su Facebook e Instagram, proprio come Dungeon X, si trova subito. Ti ringrazio Max, Massimiliano da Massimiliano, sì, abbiamo infatti, pure lo stesso nome. Esatto. Grazie mille, adesso faccio anche una panoramica di tutti i pezzi. Va bene, e alla prossima. Grazie, happy grazie crafting. A te, ciao. Bye.